Alberi piegati e tronchi marci, ora le piante della città sono ai raggi X dopo la tragedia sfiorata in Viale Roma qualche giorno fa. Un albero può essere un riparo, lo è per le persone, per gli animali quando piove o quando il caldo estivo non dà tregua. Talvolta però, anziché proteggere, pioppi, pini, tigli, alti anche 13 metri, come quello caduto in Viale Roma a Vicenza, possono diventare un pericolo. Per questo i professionisti dell'Ordine degli Agronomi di Vicenza sono al lavoro per valutare quali e quanti alberi sono a rischio crollo. Dal parco di Villa Guiccioli a Parco Querini, passando per Viale 10 Giugno, sono numerosi gli esemplari che si presentano piegati o con la corteccia a pezzi. Sono stato chiamato a dire la nostra in merito a quanto accaduto su Via Roma. Come ordine non vogliamo esprimerci in questo caso particolare, ma porre l'attenzione sulla tematica della gestione del verde, soprattutto in vista di un adattamento a quelli che sono i cambiamenti climatici. Gli agronomi stanno lavorando a nuovi piani di gestione attiva del verde che prevedono abbattimenti di alberi pericolanti e la loro sostituzione con altre specie sane. Tutto per evitare che quanto accaduto il 27 ottobre, con il crollo di un tiglio su una fermata dell'autobus e con il conseguente ferimento di 5 persone, possa riaccadere. Su questa tematica ne parleremo il prossimo 21 novembre a Vicenza in collaborazione con il Comune, su un pomeriggio dedicato a questi aspetti tecnici e una serata insieme al professor Lucio Montecchio dell'Università di Padova per portare alla cittadinanza dei punti di vista nuovi sulla gestione del nostro patrimonio arboreo. Ad alzare il livello di attenzione ora è la nuova ondata di maltempo alle porte. Da domani pomeriggio è allerta arancione per le forti piogge in arrivo. L'allerta è arancione per gran parte del Veneto. Stando alle previsioni, la nuova settimana si aprirà sotto una pioggia battente che rischia di mettere a dura prova i principali bacini idrografici a cominciare da lunedì pomeriggio. Se l'instabilità che stiamo osservando oggi risulta piuttosto modesta e discontinua, nella giornata di domani entrerà nel Mediterraneo una perturbazione più corposa che apporterà delle piogge anche intense sul Vicentino. Si tratterà di piogge più frequenti al mattino, anche sotto forma di rovescio, poi con una pausa a metà giornata e nuovamente intense a partire dal pomeriggio sera. Forti venti spazzeranno le zone costiere, possibili violenti temporali anche martedì mattina, prima di una tregua. Le temperature rimarranno sempre sopra la media del periodo. Se una pausa ci interesserà nella giornata di mercoledì, con tempo più stabile e qualche spazio soleggiato, tornerà l'instabilità a partire da giovedì e venerdì, con nuove piogge anche abbondanti.